Giornata avventurosa qui a Chai Te. Questo è il panorama, direzione Sentiero del Vulcano. Dobbiamo stare molto attenti con il discorso effettivo perché siamo in prossimità dell'uscita dal paese, per cui non ci conviene prelevare ancora e quindi per arrivare sul Sentiero del Vulcano faremo o proveremo a fare l'autostop. Questa è la strada, carretera Austral, ruta numero 7. Adesso mi sto portando vicino al porto perché poi da lì in poi non ci sono bivi e chiunque dovesse passare e avesse la possibilità potrebbe darmi un passaggio fino all'inizio del Sentiero del Vulcano. Questa strada è quella che avremmo dovuto fare anche ieri sera, quando siamo arrivati a mezzanotte con il traghetto, ma una famiglia che è scesa dal traghetto ci ha gentilmente dato un passaggio fino all'ostello e poi abbiamo scoperto che in realtà il nostro ostello aveva preparato per noi una cabagna che però era lontana, senza dirci dove fosse, per cui ci siamo trovati a fare una passeggiata in mezzo al paese. Di notte. Non è ancora passato nessuno, ci sono passate un po' di macchine, ma purtroppo nessuno si è fermato e quindi abbiamo deciso io e il mio nuovo amico Batuffolo, il bellissimo cagnotto nero, di incamminarci. Adesso sono già 4 km o 5 che stiamo camminando, ne mancano solo 20 e basta, dopo c'è il vulcano. Speriamo di essere più fortunati più avanti o al ritorno, se no una bella passeggiata oggi. Mancano poco meno di 12 km, ho ricevuto un passaggio per qualche chilometro, un signore gentile. Ho perso il mio amico Batuffolo, un bello batuffolino nero, e niente, prosegue la strada. C'è una calma incredibile. Il signore ha detto che oggi non pioverà, ma che pioverà domani. Vediamo. Niente di niente all'orizzonte. Solo l'infinita strada. Alberi e montagne. Dovrebbero mancare 10 chilometri. Pian pianino ci avviciniamo. Mancano 7 chilometri all'arrivo. Questa è parte della strada percorsa e anche se delle volte è faticoso, il pensiero va a quello che troveremo una volta arrivati, o che speriamo di trovare. La strada è ancora lunga, ma ce la faremo. Ultimi 4,5 km e ho appena scoperto, guardando l'applicazione che ho sul telefono, che gli penso quando mancheranno 3,5 km circa, comincerà una bella salita con un dislivello di quasi 200 metri. Via, 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 via. Ormai è fatta, ormai è fatta. Manca pochissimo. La storia dell'eruzione del vulcano Chai Ten del 2008. Questa foto dell'eruzione. E poi il problema più grande non è stato dato dall'eruzione, certo l'eruzione è la nube tossica, ma l'esondazione del fiume che ha portato tutti i detriti e ha distrutto il paese di Chai Ten e l'ha diviso a metà. Sul 2008, così era il paese. Poi è nato il parco Douglas Thompson, il parco Pumalin. Thank you.
viste cuando Tompkins era como el que lideraba todo el proyecto de Pumalín, todos los letreros eran de estos, tallados a mano, hechos a mano y wow. Velas, madera de alerce. Muy bonito y todo. Bueno, aquí cuenta un poco más de la cantidad que, de ceniza que tiró el volcán, que fueron 800 millones de metros cúbicos. Y es que habían aumentado en 200 metros, pero esto ya lo superó, ya va mucho más. Ay. Antes el volcán era solo una loma, era una loma y ahora ya tiene más de 850 metros. Oh. Con puro material tiro que... Increíble. ¿Y ahora está activo? Ahora es activo, pero gracias a este volcán se creó la red de monitoreo chilena Cernaciomín, que es de los volcanes, le cambiaron el nombre, no lo recuerdo. Sí. Pero igual gracias a una universidad de Washington, trajeron como unas arañas, se le llama, que las implantaron como en la cara del domo más grande del volcán, para tenerlo monitoreado 100%. Mira. Se ve la inmensidad, ¿cachaste? La explosión del volcán. Sí. Como todos los cerros al lado, en ambos lados. Todo quemado. A ese es el volcán. A ese vamos. Wow. Bueno, en realidad nosotros no vamos a ir directamente al volcán, nosotros llegamos a la caldera. Ah, ¿se puede? Sí, llegamos a la caldera y los domos están detrás de la caldera, o sea, en medio de la caldera hoy. Wow. Ya. Sí. En ese cerro de acá al frente hay unos palos parados, ¿cierto? Como tres palos al medio. Okay. Ahí vamos a pasar nosotros. Eso es como el, como la entrada al volcán. Ah, qué lindo. Ajá. Y esto era la información que te decía, porque cachan que Cerratur junto a CONAF, Lagos Travel, Patagonia Verde. Uh-huh. Es como información un poco más geológica. Entonces nos muestra que nosotros estamos acá entre medio de la falla del Kiñeovsky. ¿Cachai? Que en este cordón supuestamente hay un montón de volcanes activos y que si llegase a pasar o uno de estos activara sería como una cadena de puros eventos. Y acá el tiempo geológico de la época de, no sé, del Holoceno hasta el Arqueano. Hay información. Sí. Ahora. Esta è la Naica. Wow. E si mangia. Se come. Sta pieno ora. O sea, esta non è su fecha, però quando è su fecha, por todos lados. Comincio a essere un po' stanchino. Facciamo il punto della situazione. Ho incontrato due ragazzi quando mancavano 3 chilometri qualcosa, che stavano venendo qua, simpaticissimi, Marcelo e Satrak, e mi hanno accolto e hanno detto se volevamo andare salire insieme, ho detto volentieri e abbiamo cominciato a salire. Ora 19 chilometri e mezzo all'orologio, stiamo salendo, fa caldissima, c'è tanta umidità e comincio a essere stanchino, ma non ci fermiamo, andiamo avanti ancora, sempre più su. Marcelo è dietro, Sada che davanti non si vede, super allenato. Mirko, mezzo super provato. Stiamo salendo lungo il versante nord del vulcano. Qui gli alberi sono stati bruciati dall'eruzione del 2008.
quando un'enorme nube di origine e cenere si è alzata per oltre 20 km nel cielo e poi ha bruciato tutto quello che c'era sul versante del vulcano. Quello che si vede adesso è la natura che ricresce dove una volta c'era morte e desolazione, come in questo caso. Ora nasce una nuova natura, rigogliosissima, uno spettacolo assurdo. Siamo a metà della salita. Wow, quello è il corso del fiume. Mira, il fumo che esce dalla montagna, là e là in alto. Finalmente, dopo 22 chilometri, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati in cima al vulcano Chaitén. Lago Bianco, notate la forma a U di quella valle? Lì c'era un ghiacciaio prima e adesso invece solo vegetazione e quel laghetto. Questo invece è il vulcano, questo vulcano originato dopo l'eruzione del 2008 e ancora adesso è attivo, come si può vedere dal fumo che esce. Non si tratta di un vulcano di lava, ma quando erutta la pilli, cenere e spara anche rocce. E questa polvere incandescente ha bruciato tutta la vegetazione, come potete vedere anche da questi alberi qui bianchi, questi resti di grandi alberi, o quelli lì, o tutte le montagne qui intorno, che hanno subito questa onda di devastazione. Quello che resta è quello e adesso stanno rinascendo arbusti e alberi. E qui c'è anche un po' di neve. Abbiamo ripreso la tenuta estiva, ovviamente per la fatica. Le gambe quasi non rispondono più, ma ne vale assolutamente la pena. Che bello, piccola zona di riposo, ecco, questa è i vari tipi di eruzione, l'eruzione dei vulcani Chaitén tipo pliniana, per cui tanto fumo e poca lava, a differenza dell'eruzione stromboliana dove abbiamo proprio la lava che esce, una colonna di gas e di polvere creata a più di 20 km di altezza. E questo è il vulcano. Silenzio. E noi siamo arrivati alla fine del sentiero. Oh,
Wet. Sconvolti, ma addirittura d'arrivo. Salire è sempre la parte più ostica, scendere quasi una passeggiata, le gambe sono abbastanza stanche. Siamo arrivati a 26 km nella giornata di oggi, di cui gli ultimi penso 5 o 6 salita e discesa sul vulcano. Ora cerchiamo di non bagnarci tutti. Eccoci, purtroppo non abbiamo gli scarponi, no. Siamo preparati a tutti i tipi di terreni, dobbiamo sopravvivere. Funghettini, carini. Ed eccoci in dirittura di arrivo. Ta-da! Piccola pausa a Playa Santa Barbara con sabbia nera. Com'è rilassante il rumore del mare. E tremolo dopo tutti questi chilometri. Momento di fare il punto della situazione. Giornata incredibile. Sono le 4. Sono uscito stamattina alle 9, per cui sono passate 7 ore. In queste 7 ore ho incontrato ben 2 persone che mi hanno fatto passaggio, di cui gli ultimi si sono addirittura saliti e scesi con me dal vulcano e poi mi hanno riaccompagnato a Cheten, per cui incredibile, davvero. Maradia, è davvero senza parole. Gli incontri di questo viaggio sono sorprendenti. Quindi, dal 2008 è cominciata la ricostruzione di questo paese, che risulta un porto di attracco per i traghetti dell'isola di Chiloé. Infatti noi siamo arrivati da lì e sconnette poi a Futaleufú, che è una cittadina in prossimità del confine con l'Argentina. Proseguono gli incontri incredibili di oggi. Ero passato al supermercato per prendere qualcosina giusto da bere, perché camminare così tanto ha messo tantissima sete, e ero in fila alla cassa per pagare e un signore un po' in difficoltà con leggere che cosa avesse preso, perché stava cercando una gasosa, invece aveva preso su qualcosa di alcolico, e allora mi ha chiesto aiuto, l'ho aiutato e alla fine si è andato via con le cose alcoliche, ovviamente, però mi ha pagato praticamente tutta la spesa, per cui è stato gentilissimo e mi ha sorpreso. E adesso, dopo 7 ore, si ritorna a casa. Ci eravamo lasciati al vulcano, adesso siamo di fianco al bus, stiamo per salire direzione Futaleufú, e da Futaleufú poi cercheremo di attraversare il confine con l'Argentina. Dall'ultima volta che ci siamo visti sono successe diverse cose, purtroppo è possibile anche ammalarsi in viaggio, e niente, stavolta è toccato a Elena. Ci è cominciato tutto con Rebecca, dopo Rebecca è toccato a me, dopo di me è toccato a Elena, e siamo alle prese con una gastroenterite abbastanza forte, e tant'è che ieri abbiamo fatto anche un salto in ospedale e è stata reidratata per via endovenosa. Adesso cerchiamo di capire bene che cosa sia stato, quale sia stato il problema e cosa ha scatenato tutto, perché senza sapere questo ovviamente non sappiamo nemmeno come impostare la terapia, e non ci piace prendere medicine così a caso, per cui ci siamo fermati qui
5 notti, anche perché stavamo aspettando quella che è la coincidenza con il bus che dalla frontiera ci porterà poi a Trevelin, dove ci stanno aspettando. Per cui tutta una serie di eventi che ci ha portato a rimanere qui 5 giorni. Il posto è veramente bello, adesso vi facciamo vedere. Io e Rebecca l'abbiamo girato tutto, soprattutto questa Costa Nera è stata rifatta da poco, ci sono anche dei giochi per i bambini e tutta questa chilometri di spiaggia. Una volta il mare arrivava fino a qua, invece adesso si è ritratto fino a là in fondo. E mentre arrivavamo qui oggi abbiamo visto addirittura in lontananza la fumarola del vulcano. Adesso proviamo a vedere se si vede anche da qua, che prima l'abbiamo vista la fumarola, vulcano, no, in realtà no, sono troppe nuvole. Va bene, a dopo.